Ma voi non vi siete rotti il cazzo? Ciao a tutti, io sono Doina. Se siete nuovi qua, benvenuti su questo canale dove parliamo un po' di tutto. Le cose principali di cui si parla qua è veganismo, moda sostenibile e il mio dottorato che mi sta facendo impazzire, non è vero, lo amo tantissimo. Ogni tanto il Canada e ogni tanto cose a caso a cui non interessa nessuno. Perfetto. Se invece siete qui, mi conoscete già, bentornati, grazie ancora di essere ancora qui. Se per caso mi volete seguire sugli altri social, come per esempio Instagram o TikTok, trovate tutto in descrizione, c'è un link con tutti i miei link. Ecco, perfetto. Perfetto, un'inception pazzesca. Detto ciò, come avete visto dal titolo, oggi voglio parlare della Nutella vegana, ma non proprio, nel senso voglio prenderlo come titolo per parlare un po' di quello che succede quando sul mercato esce fuori un prodotto vegetale, soprattutto quando è la versione vegetale di un brand famoso, multinazionale, eccetera, o di un prodotto famoso, come in questo caso è la Nutella. Insomma, è uscita fuori sta Nutella vegana. Parliamone un po'. Parliamo un po' di quello che succede quando escono fuori dei prodotti vegetali, soprattutto quando sono la versione vegetale di un prodotto così famoso come la Nutella, ma sarà comunque anche un discorso un po' generico con tutti i prodotti che capita. È successo col Vuna, che è il tonno vegano, è successo con i formaggi vegetali, è successo con qualsiasi cazzo di cosa. E adesso cerchiamo un po' di analizzare questo fenomeno. Allora, prima di tutto, i migliori sono quelli che loro prevedono già il futuro. Loro sanno già che loro odieranno questa cosa solo perché sopra c'è scritto vegan plant based. E fin qua perfetto, magari se sapete il futuro diteci qualcosa di più importante del fatto che vi farà cagare la Nutella vegana, ce ne frega niente se non vi piace. Quindi già qua partiamo male perché si capisce effettivamente quanto le persone siano prevenute sull'alimentazione vegana. Non parliamo neanche del veganismo in generale, che il veganismo ovviamente non è solo alimentazione, sono tante altre cose dove si cerca di evitare lo sfruttamento animale in qualsiasi ambito, per quanto possibile praticabile, lo dice anche la definizione di veganismo. Quindi si capisce insomma questo astio nei confronti dei vegani, dei prodotti vegani, solo perché appunto c'è un odio, per le persone che a quanto pare stanno facendo niente di male se non quello di non partecipare all'ammazzamento dell'animale. Incredibile! Quindi già qua partiamo male, però queste non me ne frega niente. Dici subito che ti farà cagare, boh, non me ne frega niente, onestamente. Seconda categoria di persone che onestamente trovo veramente, veramente pericolose sono quelle che parlano di quanto siano dannosi questi prodotti. Come se la bistecchina, il formaggino e tutte queste cose qua fossero la massimo della salute, perché ci piace tanto tirare fuori questo piramide della dieta mediterranea, quando in realtà non prendiamoci in giro, l'italiano medio non mangia come c'è scritto su quella piramide, perché se avete mai controllato quella piramide veramente, capite che alla base di un'alimentazione, dell'alimentazione mediterranea, ci sono i legumi, i cereali, le verdure e tutte queste cose qua, e la carne e gli altri prodotti animali andrebbero consumati molto molto poco. Quindi a me fa un po' ridere che un non vegano mi venga a dire questo prodotto è dannoso, fa male, è pieno di schifezze, pieno di tutto, quando sono i primi a non guardare effettivamente cosa hanno nel piatto o chi hanno nel piatto, per dirla meglio. Però anche i vegani fanno questi discorsi. Purtroppo, e questo lo trovo ancora più dannoso, mi dissocio completamente da questi vegani salutisti che iniziano a fare questi discorsi sugli ingredienti, su quanto siano schifezze, e mi fanno anche discorsi sull'autoproduzione. Ragazzi miei, non c'è niente di male se riuscite ad autoprodurvi tutta la vita. Va bene così, significa che avete il tempo, avete le risorse, avete le capacità di farlo, e potete farlo, e non c'è niente di male. Good for you, che potete cucinare qualsiasi pasto senza comprare sostituti vegetali, senza comprare prodotti insomma da supermercato. Non c'è niente di male, io sono contenta per voi, non è il mio caso. Soprattutto quando io ci penso al fatto che per 8 mesi mio marito ha avuto il cancro e io mi sono dovuta occupare di lui e soprattutto di cucinare tutto il tempo, cosa che invece prima non facevamo mai perché molto spesso era lui quello che cucinava, perché io odio cucinare, raga, odio stare in cucina, ok? Quindi io per 8 mesi ho dovuto veramente cucinare sia per me per portarmi pranzi all'università, sia per lui perché non sapevo mai se sarebbe stato in forma effettivamente per svegliarsi e andarsi a prendere un bicchiere d'acqua, figuriamoci per cucinare. E molto spesso in quel periodo, siccome io stavo facendo due università insieme e stavo anche lavorando, ho comprato più del
più del solito ho comprato i sostituti, ho comprato, non so, gli hamburger, ho comprato le cosine di pollo, cioè ovviamente tutte in versione vegetale, oppure tante altre cose che erano molto più facili da cucinare rispetto a io che mi metto a fare un meal prep. Non avevo tempo, raga, per fare il meal prep, non avevo assolutamente tempo. Adesso che sono disoccupata e sto solo studiando, ho molto più tempo, tanto che mi prendo tutto il mio tempo del mondo per fare colazione, per pranzare e per fare cucinare la cena prima che lui arrivi dal lavoro e tutto a posto. Ma perché sono disoccupata, raga, non faccio più due università insieme e non c'ho più un malato di cancro a carico, ok? Questo per dire che fare questo discorso dell'autoproduzione, di dire che la soluzione a qualsiasi cosa, è veramente invalidante, è veramente anche un discorso un po' da stronzi, posso dirlo, è un discorso un po' da stronzi. Quindi svegliamoci un attimino, andiamo un pochino fuori dal nostro giardino della felicità e dell'autoproduzione, per capire che non tutte le persone possono fare queste cose. Chi lo può fare, good for you, vi applaudo, perché veramente io sono una grande hater della cucina, quindi veramente io cucino per sopravvivere, non perché mi piace. Quindi quando si fanno tutti questi discorsi del boicottare tutti questi brand, questi multinazionali, io capisco assolutamente il discorso, e diciamoci la verità, noi vegani siamo i primi che boicottiamo tantissime cose, se ci pensiamo. Per esempio non si va più ai circhi, non si va più agli acquari, non si utilizza, non si va più magari in destinazioni turistiche dove sai che c'è uno sfruttamento animale, oppure non si fa uso di quelle attività dove c'è uno sfruttamento animale. Il brand cruelty free automaticamente esclusi da tutto ciò, come tanti altri brand, per esempio anche di cibo, marchi di cibo che per esempio non hanno manco un prodotto vegano, automaticamente tu lo escludi dalla tua vita, perché giustamente non puoi comprarci manco il biscotto, no? Per esempio, torniamo un attimo al discorso come il fatto di aver boicottato tanti brand che non sono cruelty free. Vi faccio un esempio molto semplice, ok? La NYX è un brand cruelty free, molti dei loro prodotti sono vegani, secondo me a un certo punto diventerà totalmente vegana. Fa parte però del gruppo L'Oreal, ok? L'Oreal non è assolutamente cruelty free, è anche un brand molto molto utilizzato, perché comunque i prezzi sono molto accessibili, è un brand che conoscono tutti, viene sponsorizzato a GoGo, quindi insomma. Quindi quando tu compri un prodotto della NYX o un qualsiasi prodotto insomma che fa parte di un brand cruelty free o vegano, che fa parte però di un gruppo non cruelty free, in qualche modo diciamo stai finanziando quel gruppo lì. Però allo stesso tempo non è meglio comprare un prodotto che è cruelty free, che è vegano, che fa parte di un brand che di per sé è cruelty free e vegano, ma che fa parte di una cosa brutta e cattiva che non è cruelty free? È lo stesso discorso dei prodotti che sono vegani ma che fanno parte di multinazionali. Con questo cosa voglio dire? Che se qualcuno riesce a fare delle scelte migliori sia per l'ambiente, sia per gli animali, sia per se stesso, perché come ho detto abbiamo capito che questi prodotti non sono buoni per la salute bla bla bla, ben venga, perché ci sono persone che possono sicuramente fare delle scelte migliori, soprattutto se hanno a cuore anche la questione ambientale più che quella animale. E abbiamo capito, raga, Ferrero non è gentile con gli animali solo perché ha creato la Nutella vegana, ma allo stesso tempo io preferirei, non so, tutti i miei amici che non sono manco vegetariani, di comprarsi la Nutella vegana rispetto al comprarsi la Nutella standard. Posso dire sì, preferisco assolutamente, e sono anche contenta che sia un prodotto che esista sul mercato. Lo sappiamo che lo stanno facendo per vendere e finché tutto bene, però ho visto anche tanti commenti di gente che diceva la Ferrero sta facendo tipo greenwashing con questa Nutella vegana. Loro non hanno mai detto che questa Nutella è sostenibile, hanno fatto il tappo verde secondo me solo per aiutare le persone che dicono ah no, perché deve esserci scritto chiaramente che è vegano, e quindi col tappo verde hanno semplicemente aiutato, hanno detto verde, lo so che il verde rimanda molto al greenwashing e tutto quanto, ma con questa uscita della Nutella non c'è mai stato un marketing attorno che dice è sostenibile. Sì, è più sostenibile perché non c'è il latte vaccino, c'è comunque l'olio di palma, che abbiamo capito che è quello che fa paura a tutti, ma l'olio di palma, se lo compariamo con gli altri oli, è quello che è più sostenibile, chiamiamolo così. Poi a livello di salute non cambia un cazzo, raga, non cambia proprio un cazzo.
Quindi non hanno mai cercato di fare greenwashing, a meno che non arrivino presto delle sponsorizzazioni, delle persone che ti tireranno fuori dicendo che questa Nutella è pazzeschissima perché è assolutamente ambiente friendly, assolutamente pazzeschissima per l'ambiente, salverai le foreste comprando questa. Però non mi risulta che il loro marketing sia questo. E secondo me il tappo verde è veramente quello che rimanda un po' alle piantine, al fatto che è vegan e ad aiutare il consumatore a capire, toh, se non hai letto che è plant-based, perché magari torni a casa e dici: no, vabbè, questa è vegana, no, che schifo, adesso mi sento male. L'hanno fatto solo per questo, secondo me. Hanno fatto bene, perché comunque così anche tu che vai al supermercato la vedi e dici: toh, questa è la Nutella vegana. Quindi questo per dire che insomma il greenwashing secondo me è un altro, questo non vuol dire che le multinazionali non giochino sul greenwashing, eh sì è chiaro, soprattutto quando si tratta di formaggini e della carne, ti tirano fuori la questione ambientale in una maniera chef kiss, però questo per dire che non è questo il caso, e questo non è per difendere la Nutella, è proprio per difendere il fatto che è un po' brutto vedere un po' di misinformation in giro quando non hanno mai fatto questi claim. Sono altre nocciolate sul mercato, ma certamente che ci sono altre nocciolate sul mercato e questo è un bene, questo significa che abbiamo più scelta, questo significa che possiamo fare delle scelte migliori, se appunto non vuoi sostenere la Nutella vegana perché dici fa male l'ambiente, c'ha l'olio dei palma, è di una brutta multinazionale, vado a comprare quella che è vegana, che magari è di un gruppo ristretto, di un gruppo che fa meglio per l'ambiente, ci sta, ma perché questa è una cosa bella, perché ci sono più prodotti, però perché ci sono più prodotti? I prodotti ci sono anche perché tante di queste multinazionali hanno iniziato a fare la versione vegetale, sì, ripetiamolo, per un profitto, bla bla bla. Però sono loro che hanno iniziato effettivamente ad avere sul mercato i prodotti vegetali rispetto ai piccoli brand, ai piccoli marchi. E i piccoli marchi fanno anche più fatica, ovviamente, e vanno sostenuti, questo è poco ma sicuro. Anche a livello di prezzi saranno sempre più abbordabili i prezzi delle multinazionali rispetto ai piccoli brand. Questo non voglio dire che i piccoli marchi devono abbassare i loro prezzi perché comunque per fare una cosa sostenibile, ma anche in ambito di abbigliamento, quando parliamo un vestito che è sostenibile rispetto a H&M, certo che costerà di più, ma perché pagano bene i loro lavoratori, usano materiali migliori, cercano di non distruggere l'ambiente e quindi ovviamente il loro prezzo è più alto, ma anche in quel caso non possono abbassare il prezzo perché poi significa che qualcuno dovrà pagarne le conseguenze, proprio come capita nel mondo della fast fashion. Stessa cosa per i piccoli marchi che si occupano di produrre dei prodotti migliori, di fare dei prodotti migliori per l'ambiente, per l'animale e tutto quanto, ma anche loro lo fanno con un fine di monetizzare, ma perché sì, è quello, questo non significa che sia una cosa brutta e cattiva, semplicemente cercano anche di aiutare chi è vegano a ritrovare quei sapori e a ritrovare quella felicità, insomma, di mangiare le stesse cose che abbiamo mangiato per una vita senza sfruttare gli animali o il pianeta o gli esseri umani. E qual è il fine di tutto questo discorso? Io mi ritrovo molto in mezzo, nel senso che non sono una grande boicottatrice in generale, se c'è da boicottare perché appunto un brand non è cruelty free, non è vegano, eccetera, oppure ho boicottato la fast fashion per motivi ambientali, umani e tutto quanto, quindi ho delle soluzioni che posso adottare meglio, lo faccio volentieri. Nel discorso alimentare, secondo me, è un po' più difficile quando si vanno a cercare questo genere di prodotti, perché è ovvio che alla base dell'alimentazione vegana non serve il Beyond Meat, non serve la Nutella, non serve la salsiccia e tutto quanto, ma sono prodotti buoni, sono cose che comunque ogni tanto ci stanno. Vi ho spiegato anche il perché all'inizio del video e quanto abbiano effettivamente facilitato tantissimo, e tantissimi di questi prodotti sono ben pochi prodotti che fanno parte di piccoli marchi, o anche se fanno parte di piccoli marchi, a un certo punto sono stati comprati in qualche modo da un marchio più grande e che effettivamente non fanno niente di buono, però purtroppo sono sotto quel marchio lì. Quindi automaticamente io compro un prodotto vegano per il semplice fatto che è vegano. Poi se riesco a trovare la soluzione migliore del brand super piccolo, eccetera, lo faccio volentieri. Però raga, l'altro giorno sono andata in un caffè e ho visto che avevano latte di pistacchio di questo newly brand, bla bla bla, bellissimo, stupendo, pazzesco. Hanno fatto vari tipi di latte, tra cui quello di pistacchio. Costava 14 dollari per un litro, raga, va bene tutto, però
capite che questo non è sostenibile manco per i portafogli delle persone. Quindi a un certo punto è ovvio che le persone si rivolgeranno più alle multinazionali rispetto ai piccoli brand. E ripeto, non è una questione che devono abbassare i loro prezzi o altro, ma è una questione che bisogna sempre qua uscire un po' dal proprio giardinetto e capire che non tutti hanno tra le mani le stesse disponibilità economiche, ma che vogliono comunque fare delle scelte migliori nella loro vita. Io preferisco mille volte una persona che mi diventa vegana e compra magari i prodotti delle multinazionali che per quanto siano il Satana fatto in persona, stanno facendo comunque una scelta migliore per gli animali, piuttosto che uno che non è manco vegano ma che compra la carne del contadino, le uova del contadino e questo del contadino. Sono molto onesta, io mi ritrovo un po' con questo pensiero. Detto ciò, raga, a me la Nutella ha sempre fatto cagare, quindi a me non interessa minimamente di quest'uscita della Nutella, però io penso, non so, alla gente della mia età che magari c'ha figli, che magari sono vegani e i loro figli vogliono la nocciolata e tu gli dai la Nutella, e sono contenti e beati, perché no? Sì. Poi, ultima cosa che vorrei anche dire è il fatto che dai vegani ci si aspetta sempre la perfezione, ci si aspetta sempre che facciano le scelte migliori di questo mondo. Noi dobbiamo autoprodurre, dobbiamo solo comprare dai piccoli brand, dobbiamo solo fare questo, non dobbiamo prendere l'aereo, non dobbiamo. Qualsiasi cosa, i vegani è sempre colpa loro perché non sono 100% coerenti, quando gli altri possono altamente sbattersene il cazzo. Cioè, a me fa molto ridere questo perché io devo fare tutto alla perfezione, che la perfezione non esiste, sia chiaro, mentre gli altri possono sbattersene altamente, comprare la Nutella standard invece di quella vegana e comunque essere con la coscienza a posto. A me questo discorso fa molto arrabbiare. Lo so che i vegani lo sono per etica, quindi automaticamente per etica. Non significa solo animale. Io, per esempio, non so, ho smesso di comprare fast fashion per un'etica anche verso i lavoratori che sono sfruttati, non solo ambientale. Quindi io capisco che per etica tu ti interessi anche ad altre problematiche. Oltretutto il veganismo è molto intersezionale come movimento, quindi certo che si fanno questi discorsi attorno ed è giusto farli. È sbagliato fare questi discorsi, essere tipo wow, Nutella vegana sul mercato, pazzeschissimi, e non fare comunque un discorso che delle problematiche che ci sono legate a un prodotto uscito fuori dalla multinazionale, ma allo stesso tempo neanche demonizzarla così tanto del tutto facendo questi discorsi un po' parocchi, giardinetto felice, come dicevamo prima, perché non tutti vivono la vita che magari vivete voi, che vi autoproducete tutto, comprate solo dei piccoli brand, eccetera, eccetera. Questo è solo veramente per cercare di sviluppare un po' un pensiero critico anche verso gli altri, perché non esistete solo voi che state facendo le scelte migliori e chi non fa queste scelte sono brutte persone automaticamente. Detto ciò, raga, io non so se questo video ha aiutato qualcuno a capire il mio pensiero, perché credo di essermi persa 50 volte per strada, però ci tenevo a parlarne qui perché su Instagram secondo me mi sarebbe preso troppo tempo, infatti questo video sarà tipo 30 minuti, e quindi ho deciso di farlo qui su YouTube. Non so chi vedrà questo video, ma se avete voglia di vederlo, di commentarlo, di dirmi assolutamente la vostra, magari dopo aver visto tutto il video, quindi capire un po' dove sta la mia linea di pensiero, io sono super felice di parlare, di scambiarci le opinioni, di capire insomma come affrontare anche al meglio questi discorsi, soprattutto in un mondo così da merda. Detto ciò, io vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao!